Terremoto nella notte vicino a Amatrice. È stata registrata alle 4.13 della notte da Alingv una scossa di terremoto di magnitudo 4.2. La scossa di terremoto nella notte è stata avvertita in centro Italia, tra le province di Teramo, L'Aquila e Rieti. L'epicentro del sisma, con profondità di 14 km, è stato localizzato nell'area territoriale compresa tra le località di Campotosto, Amatrice e Capitignano, precisamente a 8 km da Amatrice, a 3 km da Campotosto e a 12 km da Crognaleto. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia da parte sua fa sapere che l'evento va considerato come appartenente alla sequenza sismica di Amatrice Norcia-Visso, legata all'estensione in atto lungo la catena Appenninecca. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente ma, fortunatamente, al momento sembrerebbe che non siano stati riportati danni né a persone né alle abitazioni. È stata allertata la Protezione Civile e sono state già effettuate tempestivamente alcune verifiche sul posto. Gaetano D'Alessio, vice sindaco di Campotosto, ha dichiarato in un'intervista alla Cronos che la scossa si è sentita anche se siamo abituati a sentirne di più forti. Nessuno è sceso in strada ma ormai qui a Campotosto siamo rimasti in pochi. Siamo soli, la gente non viene più, ha paura, le scosse continuano, non è una bella situazione. La paura è stata tanta, e la popolazione locale ha notato chiaramente un cambiamento di temperatura che, spesso, come l'esperienza insegna, prefigura un terremoto. Ieri si avvertiva un caldo anomalo, mentre stanotte e stamattina un freddo glaciale.